Salve a tutti ragazzi, qui TTD, ben ritrovati sul mio canale e oggi parliamo un attimino di Dokkan Global che cambia le cose. Allora ragazzi, finalmente è arrivata la seconda parte, non c'è il Tanabata. Va bene, allora parliamo un attimino, perché qua il Global no. Ok, non riesco a capire, anzi in realtà ho un'idea da esporvi, poi vediamo se è vera. Devono prendere qualche tempo, che così il Jap si riallontana un pochino dal Global e ci sono di nuovo quei X mesi di differenza. Questa è l'unica cosa che mi viene in mente. Comunque ragazzi, parlando un attimino, vediamo la Dokkan Thank You Celebration parte 2. Abbiamo ovviamente il login bonus e le special mission. Ovviamente gli sconti, no? Perché... Se odio sta cosa. Perché il Global ha ottenuto gli sconti sulle stone e invece nel Jap no? Noi abbiamo fatto Cooler con gli sconti, dopodiché God Goku, LR e Heroes senza saldi sulle stone. Va bene, almeno avete i saldi. Però c'è un piccolo problema. Thank you celebration. Questo non è un thank you celebration. Questo Goku ha il dito sbagliato, dovrebbe essere quello medio alzato. Top Legendary Summon. Sì, è arrivata la Top Legendary Summon. Ma soprattutto non per un'unità nuova come Kayle Cauliflower, ancora manca sul Global. Cioè, ragazzi, chiariamoci un attimino, ok? Sono passati veramente tanti mesi da quando è uscita nel Jap. Prima cosa. Seconda cosa, sono passati altrettanti mesi per poterla comprare con i coin. Quindi che succede qua nel Global? esce ancora... esce a Natale? Dokkan Shaft, il Global, diciamo. Perché Shaft? Ok, il Tanabata non era un buon banner, ok? Questo è il Tanabata Jap, non è un buon banner. Fine, non c'è da difendere il Tanabata. Il Tanabata fa schifo. Però, se avevate 500 coin pronti, ci poteva prendere Goten e Gohan. Goku Super Saiyan 4, Vegeta Super Saiyan 4, chissà poi come potevano farlo, ma arriverà, sono abbastanza sicuro che arriverà, ma arriverà a Natale a sto punto. Comunque questo era il banner, un attimo schifoso, nel senso che abbiamo le 3 LR Dokkan Fest, ne mancano due qua, ma all'epoca non c'erano ancora, c'era il nuovo buffer che era uscito insieme a Goten e Gohan, e poi comunque tutti dei PG vecchi, cioè rendiamoci conto che gli unici due categori sono, oddio dov'è, sono questi due, Omega, Gogeta, adopperano tutti i 120. Vabbè, in realtà una bata, è un banner schifoso, uno ha voglia di pullare, sappia proprio che non è che si trova quello che si vuole cercare, è a random con tutti questi PG dentro. Però niente, ci becchiamo la Top Legendary Summon che sinceramente chi cacchio la voleva. Soprattutto non è neanche con unità nuove. Unità vecchie! 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 Ma che... Vabbè, comunque... L'anno scorso non c'erano stati sti problemi. Eccolo qua. Questo qua è uscito... finiva il 21-12, però era uscito a novembre. Se non sbaglio è uscito tipo... fine novembre, comunque nella Thank You Celebration. Questo qua era il Tanabata Global dell'anno scorso e c'è stato il Tanabata. C'erano Goku Full Power, le due LR anniversario e un po' anche unità migliori, in questo caso c'era Vegito Fisico all'epoca, ci poteva ancora stare, Gianin Bessettiere, vabbè, comunque, lo stesso schifo, ok? A prescindere era lo stesso schifo. Però era uscito, perché? Perché c'è una Top Legendary Summon? Ma non è top, è mer... Cioè, sono Trunks LR, STR Black LR. Una LR vecchia come il cuco che prende delle botte assurde, l'altra LR che ok, ci sta, però... Chi cacchio vuole andare a pullare sulla Top Legendary Summon per trovare due LR vecchie? Cioè, capiamoci, a breve, prima o poi, ma adesso è un piccolo problema in realtà, perché... Quello che mi sto chiedendo ora è... Ok, niente thank you celebration nel senso del Tanabata. Quando è che si potranno prendere con i coin l'LR? No, perché... Facciamo che arriva a dicembre, ok? Se arriva a dicembre non succede nulla di niente. Niente, fine. Anche questo però, quanto dura? Fino al 9. Ok, la Top Legendary Summon questa volta dura fino al 9-12, quindi c'è ancora qualcosa. Ragazzi,
Prima di andare avanti, ovviamente, non pullate, chi se ne frega se c'è scritto Top Legendary Summon, non pullate ragazzi, non ne vale minimamente la pena. Però, a prescindere, finisce il 9, vuol dire che praticamente siamo a Natale, o arriva la Thank You Celebration parte 3 con il Tanabata, oppure arriva un banner a random piccolo che le caulifla. Però sarebbe anche ridicolo che le caulifla subito dopo una Top Legendary Summon, perché comunque ragazzi ancora manca nel global Kale e caulifla LR, che ancora non si sa quando usciranno. Non si sa. Usciranno prima o poi. Però comunque, calcolando un attimino, siamo ormai a fine novembre, inizio dicembre. Vuol dire che abbiamo, fino al 9, abbiamo la Top Legendary Summon Up. Dopo che cosa c'è? Le possibilità sono: o esce un Dokkan Fest normale, come l'anno scorso per il Global, che non è che è stato proprio bellissimo vedere Itta Natale, non è bello Itta Natale, però potrebbe uscire piccolo o robe così. Va bene. Oppure una Legendary Summon, perché le caulifla. Oppure la terza scelta è: esce Itta Nabata. Perché ragazzi, qua si tratta solamente di una cosa molto importante alla fine. L'LR Dokkan Fest escono veramente poche volte all'anno. Nel Global è uscita una volta sola Goku e Vegeta, una volta sola Goten e Gohan, una volta sola Gohan e Cell. Ed è passato comunque tanto tempo da Goten e Gohan, perché era pre-anniversario anche. Quindi diciamo che aver la possibilità una volta all'anno di trovarla è un po' stupido. Però comunque, va bene. Va bene, andiamo un attimino avanti, continuiamo, perché qua non è Thank You Celebration questa, è Fuck You Celebration, ma va bene. Abbiamo le Special Summon, queste ci stanno anche, vi fanno un po' sprecare quei Friend Point infiniti, se vi serve qualche Elder Kai si può trovare, è bello. Abbiamo Lezza, ovviamente ragazzi, almeno questa parte non è uno Shaft, Lezza di Black non è affatto uno Shaft, perché abbiamo un'unità che nel Global è anche meglio. Black fisico nel Global è meglio, se l'avete ad ability ha più attacco e ha il Trachea agli Extreme, è veramente buono. È praticamente, se non avete Rosé non dovete impazzire, perché avete un'unità che comunque di danni ne fa una caterva e fa un po' la stessa cosa senza dare difesa, ma che difesa che in realtà non si sente su certi PG. Black LR non è che perché abbiamo Black STR inizia a tankare, ok? Chiariamoci. Però comunque dopo c'è la Goku Family, ovviamente, per fare Black Goku. Abbiamo i Challenge Pack, vabbè, ok, l'Extreme Z Battle, arriva anche Lezza di Gogeta, è già droppato ovviamente, all'uscita di questo video è già droppato tutto. Però comunque, arriva Lezza di Gogeta, finalmente anche questo è passato l'ira di Dio per averlo. E poi arriva un torneo. Sinceramente non riesco a capire, ragazzi, chiariamoci. Il Global deve fare le cose a random. La Top Legendary Summon al posto di un banner. Ovviamente, ragazzi, nelle prossime settimane, mio consiglio, poi fate come volete, se non avete store non è un mio problema. Mio consiglio, non spendete nemmeno una stone. Ragazzi, non spendete stone sulla Top Legendary, tenetevele. A Natale c'è la possibilità di queste tre cose, come ho detto, o un Dokkan Fest come piccolo. Ok, le caulifla, però anche a quel punto non è che valga tanto la pena. Abbiamo poi la possibilità della Thank You Celebration, ma soprattutto dovrebbe, ripeto dovrebbe, ma perché tanto non è giusto dire che arriverà, visto il Top Legendary Summon al posto del Tanabata, dovrebbe arrivare la Step Up. Tenete le stone, ragazzi, tenete tutte le stone, soprattutto perché se arriva la Step Up, molto probabilmente Trunks LR STR e Black LR sono all'interno della Step Up. E sono almeno garantiti che un LR esca. Che poi non sia quella che si vuole. Ok, la stessa cosa di pullare sulla Top Legendary Summon, ma in 200 stone l'LR esce almeno. Quindi veramente, ragazzi, non spendete una stone. Non spendete veramente nessuna stone al momento. L'unica cosa, ripeto, non siete stati shaftati per le Dragon Stone on sale. Almeno se uno vuole pullare, lo fa con i sale. L'unica cosa, anche perché, ragazzi, ci sono i pacchi da 91 per 7 volte. Ora, non è tantissimo, però fate conto che da noi è uscita una Legendary Summon più
Heroes senza sconti e fatevi due contini di quanto si spende per fare tre multi in croce, no? Diciamo, almeno gli sconti non è Shaft. Doc and Thank You Celebration, come ho detto, sembra molto di più Doc and Thank You Celebration. C'è poco da fare. Detto questo, ragazzi, direi che ci salutiamo qua. Il video non sarà ancora più lungo per il semplice fatto che è ridicola la cosa in generale. Però c'è poco da fare. Top Legendary Summon. Spero che il video vi sia piaciuto. Se vi è piaciuto, fatemelo vedere. Lasciate tanti bei mi piace, commentate ovviamente. Considerate l'iscrizione al canale se siete nuovi. Io, ragazzi, vi ricordo che potete seguirmi sulla pagina Facebook, Instagram e Twitter. Tutti i link li trovate sotto in descrizione. Io vi ricordo che sono in live alle 21 questa sera sul canale Twitch. Vi aspetto in live, ragazzi. Detto questo, noi ci becchiamo al prossimo video. Ciao a tutti, ragazzi.